Sul Mediterraneo la pressione atmosferica è in diminuzione a causa della formazione di una modesta circolazione depressionaria che nel corso di questo fine settimana sarà in azione sul Basso Tirreno. La nostra regione verrà coinvolta parzialmente dai fenomeni poiché il fronte instabile si muoverà verso sud-sud-est colpendo in pieno la Calabria e la Sicilia. Dunque avremo fenomeni sporadici anche se localmente potrebbero verificarsi temporali di forte intensità. Questo ci conferma che la stagione autunnale, intesa come l'arrivo di precipitazioni estese e persistenti, è ancora lontana. Infatti non avremo il passaggio di una perturbazione organizzata, ma solo l'inserimento di un cavo d'onda in quota. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo fine settimana. Sabato 11 settembre, cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, con precipitazioni che dal Tirreno progrediranno verso Levante, interessando marginalmente il settore centro-meridionale della nostra regione. I fenomeni maggiori si dovrebbero verificare in mare aperto. Invito dunque a non prendere alla lettera la simbologia riportata sulla cartina, poiché i fenomeni non assumeranno carattere di persistenza. Temporali anche di forte intensità comunque potrebbero interessare il Cilento centro-meridionale con particolare riferimento al Golfo di Policastro. Temperature in generale diminuzione, venti da deboli a moderati da sud tendenti a disporsi da est dalla serata, mare mosso. Domenica 12, generali condizioni di variabilità con maggior soleggiamento lungo la costa. Rovesci temporaleschi potrebbero interessare localmente a macchia di leopardo le aree montuose nel corso del pomeriggio. Temperature in lieve aumento nei valori massimi, venti tra deboli e moderati da nord-est e mare poco mosso. Da lunedì l'alta pressione subtropicale tenderà ad espandersi verso la nostra penisola, portando così condizioni di stabilità e temperature in deciso aumento. Una situazione che potrebbe durare fino a mercoledì della prossima settimana, dunque con una nuova parentesi di estate settembrina. Ma per maggiori dettagli invito come sempre i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it e sul gruppo Facebook Meteo Cilento. Bene, termino qui, un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.